Sì, noi ci hanno attivato verso le 10 circa della mattina e il tempo di andare a casa a prendere gli zaini per la pronta partenza. Siamo arrivati qui in centrale, ci siamo incontrati e poi siamo andati direttamente sul sito a Firenze. La chiamata c'è stato un crollo in un cantiere e ci sono dei feriti sotto le macerie e basta. I soccorritori aretini delle squadre USAR sono stati i primi ad arrivare nel cantiere Esselunga di Firenze, dove hanno perso la vita 5 operai. E allora, nel loro racconto, appunto, tutta la dinamica di questi primi momenti di soccorso e anche il rammarico per non essere riusciti purtroppo a salvare, appunto, la vita degli operai. Abbiamo impiegato pochissimo tempo ad arrivare sul luogo, siamo stati i primi. E pensavamo di poter fare la differenza, però purtroppo per quei ragazzi no, non ce l'abbiamo fatta. È questo che insomma ci rammarica un pochino di più. Le squadre USAR, una sigla che sta per Urban Search and Rescue, ricerca e soccorso in ambiente urbano, sono partite da tutta la Toscana. Si tratta di squadre specializzate nella ricerca di persone disperse e nel soccorso in condizioni particolarmente difficili o pericolose, come lo scenario del cantiere di Firenze. Vengono attivate perché appunto noi possiamo fare la differenza per questi pazienti che rimangono intrappolati in questi scenari. Possiamo intervenire calandoci direttamente dove si trova bloccato il soggetto e possiamo iniziare a praticare le prime manovre di supporto fino a che non viene liberato e poi naturalmente lo possiamo ospedalizzare. E è per questo appunto che le squadre USAR sono nate, per intervenire direttamente proprio nel luogo dell'evento dove c'è stato un crollo e stabilizzare il paziente. Quindi in questo caso vi sareste potuti calare nelle macerie e provare a salvare qualcuno? Sì, infatti il nostro compito è proprio quello. Naturalmente i vigili del fuoco creano un ambiente dove noi possiamo poi introdursi. È chiaro che loro in prima battuta creano proprio questo luogo, lo stabilizzano il luogo, appunto perché anche noi naturalmente per la nostra sicurezza, dopodiché interveniamo sul ferito e pratichiamo le prime manovre. Il team USAR di Arezzo aveva già affrontato lo scenario del terremoto in Turchia, ma non ci si abitua mai a tanto dolore e l'aspetto emotivo, ci raccontano, si porta sempre a casa dopo il momento pieno di adrenalina del soccorso. Quando riusciamo a fare quello per cui siamo formati ci dà soddisfazione. In questo caso purtroppo non abbiamo potuto, come le dicevo prima, fare la differenza per loro e questo che insomma un po' ci amareggia. Però insomma ecco, siamo formati anche per questo, insomma, anche per vivere questi momenti. Può cambiare tutto da un momento a quell'altro, perché comunque bastava un altro crollo nel crollo dove poi la situazione, lo scenario poteva cambiare, sentire proprio la tragedia, la respiri in continuazione da parte di tutti, tutti quelli che poi collaborano nella ricerca, nei soccorsi, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, la polizia scientifica, ecco, tutti, diciamo, abbiamo tutti gli stessi sguardi, le stesse emozioni, credo.